Buongiorno a tutti e bentrovati al TG Economia di ITL Group. Crisi del mercato del credito con un venerdì nero per tutte le borse europee e per Wall Street. Tra le cause delle chiusure in ribasso e della loro ripartenza in calo questo lunedì mattina ci sono le voci del governo ungherese su un possibile default del paese. Tutto cominciato con la dichiarazione di Lajos Kocsia, vicepresidente della Fidesz, il partito di centrodestra al governo dell'Ungheria da pochi giorni. Il 3 giugno Kocsia ha affermato che l'Ungheria ha poche possibilità di scampare ad una crisi sul modello di quello della Grecia. Il giorno prima la Banca Nazionale Ungherese aveva avvertito che l'Ungheria potrebbe non raggiungere il target 2010 fissato per il deficit. Secondo gli analisti il deficit potrebbe fermarsi al 5%, ma alcuni esponenti del governo hanno rilasciato inquietanti previsioni su un deficit al 7 o il 7,5% del PIL. L'effetto di queste dichiarazioni è stato forte ed immediato. Venerdì il fiorino ha chiuso a 287,31 fiorini contro l'euro. Alle 10 di stamani è salito a 288 per poi oscillare intorno ai 287 fiorini contro un euro. Il BUX, indice della borsa di Budapest, ha perso il 3,34% alla chiusura di venerdì, con un picco negativo del meno 8,4% durante la giornata di venerdì. La sfiducia crescente negli investitori ha inoltre provocato un'impennata dei CDS ungheresi, Credit Default Swap, i derivati che assicurano contro il fallimento, saliti di 69 punti base a 391,5 punti. Sabato il vicepresidente e il viceprimo ministro Mihai Varga ha parlato in una conferenza stampa straordinaria per ridimensionare le affermazioni dei giorni precedenti, che ha definito esagerate ed infelici da parte dei suoi colleghi. È vero, comunque, ha continuato il viceprimo ministro, che le cifre sul bilancio ungherese sono state manipolate dal precedente governo socialista. Mihai Varga non ha parlato di numeri, ma ha indicato i punti in cui il bilancio sarebbe diverso da quanto dichiarato dal precedente governo, tra cui gli introiti fiscali e i dati sulle compagnie di trasporti locali. Maggiori dettagli su www.economia.hu. Mihai Varga ha poi spiegato che il governo ha lanciato nella giornata di sabato una sessione fiume del Parlamento che porterà entro 72 ore alla pubblicazione di un action plan basato sullo stato reale dell'economia ungherese. L'Assemblea nazionale comunicherà il nuovo action plan martedì, quando Viktor Orbán, premier ungherese, lo presenterà al Parlamento. L'obiettivo con cui i ministri si stanno confrontando è quello di mantenere il deficit di bilancio al 3,8% del PIL. Secondo il ministro dell'Economia Matolci, non occorre introdurre nuove misure di austerità, ma potrebbe bastare un netto taglio alla burocrazia del paese. Ulteriori misure dovranno essere poi discusse per accelerare le procedure di accesso ai fondi europei e per stimolare gli investimenti. Al vaglio anche un provvedimento che potrebbe riguardare le banche, che potrebbe ridurre di un terzo i loro profitti. Ventilata inoltre la possibilità di nazionalizzare i fondi pensione privati. Il governo ha continuato a confermare la sua intenzione di non tagliare le tasse, anche se, stando alle dichiarazioni fatte in TV dal ministro dell'Economia Matolci, il governo potrebbe introdurre dal 1 gennaio 2011 una flat tax del 15-20% per le famiglie ungheresi per un periodo di 2 anni. Seguiremo gli aggiornamenti e pubblicheremo uno speciale sul piano deciso dal governo domani. Seguite gli aggiornamenti su www.economia.hu. Passiamo ad altri argomenti senza discostarci troppo dal tema della crisi. Cominciamo infatti con l'annuncio della Sony, la multinazionale di elettronica, che chiuderà il suo impianto al nord di Budapest per spostare la produzione di lettori DVD in Malesia. La fabbrica impiega circa 540 dipendenti e dovrebbe cessare le sue attività entro la fine del 2010. La compagnia elettrica ungherese E.ON ridurrà i prezzi dell'energia elettrica dal 1 luglio, con un taglio maggiore di quello del 3,5% effettuato a gennaio, attesa in settimana l'approvazione dell'ufficio energetico ungherese.
Passiamo alle notizie in relazione con l'Italia. La settimana scorsa si è celebrata anche a Budapest l'anniversario della Repubblica Italiana, con una giornata ricca di avvenimenti, un programma di eventi realizzato grazie alla collaborazione con il Trentino. Il Trentino incontra Budapest, questo è stato il titolo del forum economico organizzato presso il Boscolo Hotel di Budapest con la collaborazione delle istituzioni italiane in Ungheria. Incontri B2B e presentazioni per far conoscere all'Ungheria l'offerta del Trentino in vari settori industriali, tra cui la tecnologia e l'energia, con un focus speciale sul turismo. Queste alcune delle immagini della giornata. In serata, sempre il 2 giugno, all'interno del Castello di Buda è stata inaugurata la mostra Il futurismo magico-meccanico, dedicata all'artista trentino Fortunato De Pero. La mostra resterà aperta fino al 22 agosto. Prima di chiudere, come al solito, vi ricordo la programmazione di oggi. Incontriamo mercoledì l'intervista a Ekaterina Naumenko, fotografa a Budapest. Per il momento è tutto, vi auguro una buona settimana dalla redazione di Economia.hu e da ETL Group. Arrivederci.